ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare il mio primo AIMAI. Vi ho chiesto qualche giorno fa sui social di scrivermi delle domande con l'hashtag AIMAI e oggi cercherò di rispondere a più domande possibili. Iniziamo! Martina Valente scrive: hai mai pensato che questa domanda uscisse nel video? Salutami. Ciao Martina. No, non ho pensato che la tua domanda uscisse nel video. No. Martina Monfrinotti, spero si pronunci così, scrive: hai mai pensato che qualcuno si fosse innamorato di te ma non era vero? No, perché nessuno si innamora di me. Hello from the other side. Martina Capasso scrive: hai mai fatto la pipì nel bosco o la cacca? Non sono mai stata in un bosco. Rita B. Brier scrive: non so come si pronunci, scusami. Hai mai fatto arrabbiare tua mamma tantissimo? Salutami, ciao Rita. Sì, mi è capitato di fare arrabbiare mia mamma, però si è tutto risolto, quindi... ciao mamma che stai guardando questo video. Maria Fusco scrive: hai mai pensato di chiudere il canale? Certo che mi è capitato, soprattutto quando fai un video, ci tieni tantissimo e non ottieni l'esito desiderato. Oppure quando hai delle critiche nei commenti, oppure quando le persone cliccano sul tasto non mi piace. Perché tu vedi che magari 100 persone mettono il pollice in su, ma tu rimarrai sempre fisso a guardare quel pollice in giù. Non mettete non mi piace perché vi picchio. È una minaccia. Alessandro De Luca scrive: hai mai provato qualcosa di serio per uno youtuber? Nel senso, hai mai avuto una storia, una cotta, eccetera? Purtroppo io non conosco tantissimi youtuber di persona, quindi per poter innamorarsi o avere una cotta, penso che ci sia bisogno di conoscersi di persona. Però una cotta per bellezza, diciamo che tu dici quanto è bello quel ragazzo, quanto è bello quello youtuber, l'ho avuta per... E volevi! Vole, guarda che faccia, guarda che faccia! Non se l'aspettava! Volevi saperlo! Cristina Maruccelli, hai mai sognato di andare in un tale show? Sì, mi è capitato. Allora, voi dovete sapere che io sono un amante dei talent show. Vedo tutti i talent show possibili, mi vedo Masterchef, mi vedo X Factor. È normale che vedendoli ti viene sempre quella voglia interna di dire voglio andarci anche io. Mi sarebbe piaciuto tantissimo partecipare all'X Factor. Purtroppo però non so cantare, quindi non va bene. Sad story. Alessio Iacobelli scrive: hai mai provato a scappare di casa? Sì, ho pensato di scappare di casa per andare a catturare tutti i Pokémon di Pokémon Go. Ma dove vado? Rosa D'Addio scrive: hai mai pensato di essere la vincitrice del Webstar Channel? Allora, sono molto contenta di questa domanda, quindi grazie Rosa. Non so se molti di voi mi seguono su Facebook e lo sanno. Sono riuscita a vincere il casting online di Webstar Channel per partecipare poi alla finale a dicembre. Non avete idea di quanto io sia contenta di questo e devo soltanto ringraziare tutte le persone che hanno messo like al post e che mi hanno aiutato un sacco a condividere. Se la tua domanda intendi vincere totalmente il concorso, quindi anche la finale... No, non mi è capitato di pensarlo perché sarebbe troppo. Però sono contentissima di essere riuscita ad arrivare in finale, quindi andiamo avanti. Franci... e passano i motorini. Franci Monteforte scrive: hai mai incontrato un tuo idolo o una tua idola? Salutami, un abbraccio. Un abbraccio forte anche a te, Franci. Allora, sì. Il mio idolo l'ho incontrato. Non so se molti di voi lo sanno, ma il mio idolo è Mika. E ho avuto la possibilità di incontrarlo e di abbracciarlo alle storie che ho fatto a Campania l'anno scorso. Inoltre mi è capitato anche di vedere il suo concerto quando fecero i 50 anni della Nutella a Napoli. Stetti tipo 7 ore in piedi senza andare in bagno per vederlo. E l'ho visto anche a X Factor 2 anni fa quando faceva il giudice. Andai fino a Roma per andare a vedere Mika. Mentre mi è capitato di vedere tantissimi altri miei idoli, come per esempio Sofia, e c'è anche il vlog, quindi se non l'avete visto andate subito a vederlo. Mi è capitato anche di vedere Luca Ciccomani, se non avete visto il vlog andatelo a vedere. Ma inoltre ho visto anche Francesco Sole, Urban Strangers, Michele Bravi che lo seguo da tantissimo tempo, Fedez, ho incontrato tantissime persone. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su e fatemi sapere nei commenti qualche altra domanda con l'hashtag AIMAI in modo tale che posso fare una seconda parte di questo video. Seguitemi su social Facebook, Twitter, Instagram, link nell'info box. Condividete questo video ovunque, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!